Buonasera e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, faremo il risotto alla parmigiana. Un risotto molto semplice e alla portata di tutti. Adesso andiamo a vedere gli ingredienti che ci servono per questa ricetta. Abbiamo la cipolla, che andremo a tritare finemente, del riso, meglio carnaroli, del burro, del grana e del vino bianco. Abbiamo acqua e dado, già in ebollizione per eseguire il nostro risotto. Ma prima di continuare il video, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un bel like se questo video vi dovesse piacere e di lasciare un commentino qua sotto al video per dirmi la vostra, un vostro parere, eccetera. Seguitemi su tutti i miei social network, Instagram e Facebook. E ora iniziamo con la ricetta. Bene, andiamo a togliere la buccia della cipolla e andiamo a fare delle fettine senza arrivare fino in fondo, ma stando un po' più in avanti, così da non staccarsi dalla cipolla, e andiamo a tagliare. Ci ritroviamo già del lavoro metà fatto. Ora andiamo a tritarla. Ok, una volta che l'abbiamo tritata finemente, andiamo ad accendere il nostro padellino con del burro in questo caso, oppure anche dell'olio di semi o dell'olio d'oliva. Andiamo ad aggiungere la cipolla, mescoliamo la nostra cipolla, la facciamo appassire un attimo. Ok, una volta che la nostra cipolla è leggermente abbiondita, aggiungiamo il nostro riso. Andiamo a mescolare e lo facciamo tostare. Ok, lo teniamo mescolato, sentiamo se il nostro riso è caldo al tatto, ancora un attimo. Ok, aggiungiamo il nostro vino bianco, lo facciamo sfumare bene bene. Ok, una volta che il nostro riso è sfumato bene, che non sa più di vino bianco, andiamo ad aggiungere il brodo. E dovrà cuocere circa per 14-15 minuti, dopo dipende dal vostro risotto che avete. Fiamma bella alta, che bolla, e man mano andiamo a girare e se occorre aggiungiamo il brodo. Bene, ci vediamo a fine cottura nel momento in cui andiamo a mantecare il nostro riso. Bene, una volta che il nostro riso è pronto, che è cotto ma al dente, andiamo a mantecarlo. Ci mettiamo un po' di brodo, del grana, ci mettiamo del burro, del pepe e il sale. Andiamo a mescolare. Ancora un filo di brodo. Perfetto, un bel risotto a ronda. Andiamo ad assaggiarlo. Ok, una volta pronto, è buono di gusto. Mettiamo sopra un po' di grana e questo è il risultato del mio risotto. Ora lo assaggiamo. Veramente, veramente eccezionale. Cotto al punto giusto, sale, pepe giusto, si sente il grana e anche il burro. Un risotto veramente, veramente buono. Bene, spero che questo video di questa ricetta vi sia piaciuto. Se avete altre idee, scrivetemi qua sotto nei commenti. Le cose più importanti ve l'ho già detto all'inizio e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!